2018, ovvero 40 anni di legge 180. E dentro di me l'incredibile desiderio di far conoscere questa legge e questa grande conquista a più persone possibili, specialmente ai più giovani. E in questo video ti voglio raccontare l'idea che ho avuto. Quarant'anni fa questa grande conquista umana, che ha superato il mostro dei manicomi, ha rimesso l'uomo al centro della discussione. E dentro di me ho sempre avuto il desiderio di raccontarla a persone che, come me, non sono nate prima del 78. I più giovani, per esempio, come possono arrivare a scoprire questa grande conquista umana? Ho pensato a varie soluzioni, ma non è stato affatto semplice. Perché gli fai leggere un libro? Molto difficile, direi. Proponi un film, un docufilm? Non semplice, non di facile acquisizione. E quindi ho pensato, per parlare con i più giovani, perché non farli giocare? Era il 2012, quando mi sono imbattuto in quest'idea del perché non utilizzare un gioco per raccontare una storia. Questa idea mi è venuta dopo aver visto un sito internet in cui una scuola utilizzava dei rudimentali giochi da tavolo per insegnare dei passaggi storici agli alunni, magari che potrebbero sembrare un po' noiosi, e per semplificare il processo di apprendimento. Allora perché? Perché non provare a fare un gioco sulla 180? E in questo video ti voglio presentare Punto 180, la mia invenzione in fase di sviluppo sulla 180. L'idea del gioco è molto semplice. Un giocatore sarà il medico che dovrà liberare i pazienti dalle celle per guidarli verso l'uscita. L'altro giocatore impersonificherà i cattivissimi guardiani che dovranno catturare i pazienti liberati dal medico e impedire loro uscita dal manicomio. L'idea è quella di far giocare le persone su dei differenti piani, delle differenti scacchiere ispirate a manicomi che ho fotografato. Quindi mettiamo insieme quello che è il discorso ludico con un discorso storico. Utilizziamo lo strumento del ludico per insegnare questo importante e delicato passaggio storico che il nostro paese ha avuto. E proprio perché il gioco da tavolo è lo strumento sociale, di interazione sociale per eccellenza, l'idea è quella proprio di fare rete, di utilizzare questo gioco per fare rete, per mettere in contatto e in collegamento tante realtà. L'idea è quella di utilizzare dei piani di gioco che nella realtà siano frequentati e battuti da associazioni culturali che valorizzino il luogo. Quindi un qualcosa che riesca a mettere tutti quanti insieme, una rete di persone che utilizzi il gioco come strumento divulgativo e non soltanto come strumento ludico. Fare rete e utilizzare uno strumento comunitario, ecco, queste potrebbero essere le parole d'ordine. E mi sento di raccontarti anche un piccolo aneddoto che c'è nel gioco, perché il guardiano, il cattivo guardiano che mangia i pazienti, mangia solo se in parità o superiorità numerica. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che anche attraverso il gioco si può insegnare che il gruppo di persone è molto più forte che il singolo individuo. Quindi la necessità di fare gruppo, di far nascere legami, è veramente una cosa molto importante. 2018, 40 anni dalla legge 180, l'idea di lanciare proprio in quest'anno un crowdfunding per finanziare questo gioco. Perché nella speranza c'è quella di seminare questo messaggio nel cuore dei più giovani. E sono sicuro che con il tuo aiuto, anche se sembra una cosa veramente impossibile, ci si possa fare, veramente. Insegnare giocando. Questa potrebbe essere una simpatica idea su come portare avanti il discorso della legge 180, il discorso del valore storico di questa legge. E lanciarlo in quest'anno probabilmente potrebbe avere un impatto molto più forte, potrebbe avere un senso più grande, perché, come diceva Stanley Hall, le persone non smettono di giocare perché invecchiano. Invecchiano perché smettono di giocare. Grazie.